quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Certamente, nella festa di San Pietro e San Paolo faccio fatica a commentare il Vangelo, data l'assenza di Paolo, e per la par condicio preferisco fare un'eccezione. Vado quindi a ruota libera e provo a fare una carrellata personale su questi santi che tanto mi hanno appassionato. Sì, perché Pietro e Paolo, per un addetto ai lavori, sono un po' come coppie Bartali nel ciclismo o Ronaldo e Messi nel calcio, due personaggi leader che si rubano continuamente il primato della simpatia. Prima di entrare in seminario, la figura di Pietro mi è stata molto più vicina rispetto a Paolo, che mi era quasi sconosciuto. Pietro il pescatore, il passionale, il peccatore, il prescelto, insomma era fra i miei santi preferiti. Lo trovavo buffo, mi faceva sorridere e a volte anche ridere. Era il paradosso impersonificato, intuiva la grande e poi cadeva miseramente, un po' come tutti i giovani. Poi ho cominciato a studiare teologia e Pietro l'ho tralasciato per incontrare un gigante, Paolo di Tarso. Paolo è il protagonista degli studi teologici e non puoi permetterti di non conoscerlo e di non conoscere i suoi scritti. E così ho cominciato a fare il tifo per lui, perfino a discapito di Pietro. Paolo è il mistico, il carismatico, l'evangelizzatore, quello che spinge la Chiesa oltre i confini, e tutto questo mi piaceva moltissimo. Pietro invece in questo contesto teologico era la figura istituzionale, quello che frenava, che non capiva, che simpatizzava con il movimento giudaico, in conflitto con Paolo. Poi diciamocela, l'istituzione è sempre un problema per un seminarista. Così quasi mi era diventato antipatico. Solo sapere che nell'anno liturgico si dovesse festeggiare la cattedra di San Pietro, oppure ricordare ai fedeli l'obolo di San Pietro, tutti termini che sempre mi sono stati ostili. Invece per Paolo la festa era quella della conversione, della famosa caduta da cavallo, uno sguardo epico. Insomma, San Paolo nell'indice di gradimento ha superato abbondantemente Pietro. Poi sono diventato prete e soprattutto parroco. Ho perso un po' di vista le lettere paoline e ho recuperato la semplicità del Vangelo con le sue parabole, i racconti narrativi e il cammino dei discepoli. Ho guardato di nuovo a Pietro non più come il personaggio buffo della giovinezza e neppure come il burocrate istituzionale dei tempi di teologia. Ho iniziato a guardarlo come un pastore del gregge, un pastore che se l'è dovuta cavar da solo nel momento in cui Gesù è salito al cielo. Certo, c'era lo Spirito Santo e tutto quello che sappiamo, ma sono convinto che ha sempre sofferto la mancanza concreta del Maestro, di colui che lo ha scelto e spronato ad andare avanti. Pur diventando grandi, cerchiamo sempre un padre al bambino che è in noi. Per Pietro quel padre è stato niente poco di meno che Gesù.